Il malvagio, ricordate il bellissimo testo del profeta Geremia 17, dice: il malvagio, l'empio, è come un tamarisco nel deserto, quando viene il bene non lo vede e non darà frutti, non dà frutti, perché è come un tamarisco nel deserto, è infruttuoso. Così è l'empio, perché Dio castiga l'infruttuosità. L'infruttuosità è la caratteristica di chi è nella solitudine morale e spirituale. Però, come vi dicevo, questa solitudine materiale, che viene vista anche come castigo di Dio per popolazioni e per individui, è una solitudine che ha una sua collocazione nella nostra società. Vi dicevo che è il fenomeno caratteristico del nostro secolo. Quali sono le cause? Le cause della solitudine. Vogliamo un po' individuare queste cause e queste forme di solitudine. Innanzitutto possiamo stabilire questo: è l'ambiente stesso che crea solitudine. È curioso come in una civiltà così evoluta, qual è la nostra, tecnicamente e scientificamente capace di offrire spazi a tutti per inserirsi nel suo contesto. È raccapricciante notare che l'uomo si sente solo, solo dovunque. Guardate un segno tipico: la televisione. La televisione, che dovrebbe essere legame tra gli individui, diventa mezzo di disunione, di isolamento. Non c'è strumento più isolante dello strumento inventato per creare legami, per creare solidarietà e informazioni: la televisione. Per cui è l'ambiente stesso. In famiglia, ecco, c'è, sono due o tre televisioni. Il papà si vuole vedere la partita e ha la sua televisione, mentre la moglie vuole le telenovelas. E allora due apparecchi, ognuno per conto proprio. I figli vogliono vedere altri programmi più spinti. E allora una televisione per i figli. Tutte e tre vedono televisione, papà è una parte, la mamma in un'altra parte, i figli in un'altra stanza, e non colloquiano mai tra di loro. Sono assorbiti dalla televisione. La televisione, che dovrebbe essere mezzo di unione, che dovrebbe creare con l'informazione dei legami, invece è elemento di divisione. Non c'è più isolante che un apparecchio televisivo. Per cui il benessere che dovrebbe dare a tutti modo di trovare il proprio posto, di godersi la vita, di stare in comunione con gli altri, il benessere crea divisione, perché c'è la lotta per la vita, ognuno cerca di essere in uno stato migliore dell'altro, e allora ecco la lotta in cui il più debole dà posto al più forte, il più astuto ha potere sul più ingenuo, e allora l'ingenuo, il debole, cercherà un compenso o nei beni, e non trovando così compenso nei beni, cercherà altre compense, e non trovandole, come vedremo in altro bene, il compenso si chiude in se stesso. Ed ecco l'isolamento, ed ecco la depressione in cui cadono,
tanti giovani e tante ragazze. Per cui diciamo che il benessere stesso, l'ambiente evoluto in cui ci troviamo, crea divisioni. Altro elemento scatenante la solitudine è la malattia. La malattia isola. Quanti malati ci sono oggi? La malattia, nonostante la scienza che ha apprestato mezzi, tecniche, che ha prestato luoghi dove stare insieme, la malattia resta sempre isolante. Cioè l'uomo con la malattia si sente solo, è isolato dagli altri. Tante volte la malattia così isola in un letto il povero malato, il quale cerca conforto e non ne trova. Alle volte ci si stanca nello stare vicino all'ammalato, ed anche quando stanno insieme gli ammalati difficilmente arrivano a coalizzare tra di loro, a meno che non abbiano una grande fede, a meno che non si crei un clima adatto per fare comunione. Ma in genere l'ammalato, sia in casa sia nelle corsie degli ospedali, a causa proprio della malattia resta isolato. Un'altra causa di solitudine, la solitudine forzata. Pensate alle carceri nostre, sono rigurgitanti di detenuti, senza contare tutti quelli che sono agli arresti domiciliari. Vedete, la solitudine dei carcerati è penosa, per cui mettiamo qui la solitudine per il benessere, la solitudine in famiglia, la solitudine nel corsie degli ospedali per malattia, la solitudine dei carcerati. Ma andiamo a un altro fenomeno. Secondo i dati dell'Istat, sono 4 milioni gli italiani che sono soli, o per scelta volontaria o per scelta coatta. Cominciamo con il fenomeno dei singles, le persone singole. Ci sono persone che vogliono stare sole per scelta, non per una scelta religiosa, ma per una scelta così capricciosa, diciamo. Persone che vogliono stare sole potrebbero sposare, no, voglio stare solo. Sono 1 milione circa in Italia, secondo i dati dell'Istat, che sono persone sole per scelta. Uomini e donne, voglio stare solo. Ma ci sono quelli che hanno una solitudine coatta, le vedove bianche, cioè le donne sole, abbandonate dai mariti. Sono molte, molte, molte. E anche gli uomini abbandonati dalle mogli, che non ci danno pace. Ecco, abbiamo delle solitudini create dall'ambiente oppure scelte dagli uomini. Come vedete, ho accennato ad alcune forme di solitudine. Tutto questo forma un esercito imponente di uomini soli in una società in cui il veleno della solitudine è già entrato. Perché nelle case stesse, quelli che non hanno una condizione di solitudine hanno uno stato interiore di solitudine. Nelle famiglie, mariti e mogli che vivono insieme ma sono soli,
mogli che piangono furtivamente perché il marito non li comprende, perché il marito li tradisce, perché il marito li disattende, uomini che piangono anche e le donne non se ne accorgono perché stanno di qua e di là, gli uomini i quali piangono furtivamente perché non trovano la donna adatta che accudisca a loro e allora cercano altrove, senza pensare ai giovani, alle discoteche, che sono soli e vanno in discoteca appunto per fuggire la loro solitudine. Allora vediamo quali sono le vie scelte dagli uomini per uscire dalla loro solitudine. È certo un fenomeno, quello della solitudine, un fenomeno imponente che viene così definito da tanti sociologi, ve l'ho detto, come la malattia del secolo, come il fenomeno del secolo, come il problema del secolo. Quali sono le vie che gli uomini scelgono per uscire dalla loro solitudine? Ci sono tre vie. La prima via è la via che abbiamo, la via bassa, cioè l'uomo cerca di stonarsi e cerca nel piacere, nell'avere e nel successo di uscire dalla sua solitudine. Ecco allora il mio costume che alligna. Tutti i problemi sociali che noi oggi notiamo, la delinquenza, la mafia, la pornografia e tutti questi fenomeni che sono inquietanti perlomeno, sono a ricerca dell'uomo e del basso per evadere dalla propria solitudine, per stornarsi. Questo baccano che gli uomini amano, la musica rock, questa musica assordante, le discoteche, questa fuga degli automobili, delle motociclette, così che lanciata all'impazzata, sono sintomi di una fuga che l'uomo oggi vuole fare da se stesso, dalla propria solitudine. L'uomo è in fuga continua, cerca, cerca, cerca e non trova. È una via che non trova soluzione, perché la solitudine dell'uomo è di altra origine, la solitudine dell'uomo è di ordine spirituale che non può essere compensata dai beni materiali. L'uomo crede in questa compensazione, ma non trova compensazione. E allora ecco un'altra via che tenta l'uomo, ed è la via verso in alto. L'uomo scopre la sua vocazione alla vita spirituale, perché l'uomo è essere spirituale, è essere religioso. Oggi nel mondo assistiamo a un fenomeno strano. Accanto all'edonismo c'è lo spiritualismo e la Chiesa oggi si trova a combattere più che contro l'edonismo, contro lo spiritualismo, cioè l'uomo è religioso e cerca così una via religiosa per evadere dalla sua solitudine e trovare dove aggrapparsi. Ecco allora le sette. Le sette esoteriche che sono in Italia circa 1000 e nel mondo 10.000, 1000 sette esoteriche, perché una si compone e si scompone e dà luogo un'altra
è un fenomeno così che è inquietante, perché l'uomo non è mai contento, non trova in una setta e va in un'altra setta, ma poi ci sono quelle sette forti che coaptano tanti e tanti individui. Pensate ai sociologi, che promette all'uomo così la salute, promette ad un livello superiore di coscienza di toccare così il cielo. Pensate a quel fenomeno del New Asia, che convoglia più di 25 milioni di adepti nel mondo e che è diffusissimo, però è così capziosa che noi non ce ne accorgiamo, non ce ne accorgiamo, c'è qui in Italia, c'è qui a Palermo, non ce ne accorgiamo. I libri sugli angeli sono patrocinati da New Asia. Entrate in un negozio e voi trovate i simboli del New Asia, comprate prodotti marcati New Asia, non ce ne accorgiamo. Programmi televisivi dove entra in Asia e così tant'altra sette. Ora ecco una via, la via dello spiritualismo e del neopaganesimo, per cui l'uomo cerca una religione sua, la religione del 2000, ma cerca una religione al cui centro c'è Dio, non più Dio. Sono io il mio Salvatore, sono io che vi creo la felicità. Però a lungo andare si accorge che questa felicità non viene e allora non trova felicità nel basso, non trova felicità nell'alto, solitudine in basso, solitudine in alto e si richiude come una chioccia in se stesso. L'uomo in se stesso trova tenebra. Trova il male, la radice di ogni male il suo cuore, e allora entra in depressione, entra in una maggiore solitudine. Sono le tre vie, sia quelle che conduce in alto, sia quelle che conduce in basso, sia quelle che conduce dentro, sono vie fallimentari per l'uomo di uscire dalla propria solitudine. E il problema resta. Il problema resta. E allora in questo problema che resta, qual è la soluzione? La soluzione vera, la soluzione la dà Dio. Dio ha creato l'uomo non per essere solo. E il peccato, il grande autore della solitudine dell'uomo. Perché il peccato? Perché il peccato che disgrega. Abbiamo le quattro dimensioni del peccato. Il peccato è disgregante, mentre l'amore è unificante. Guardiamo adesso un momento all'uomo. Quando Dio lo creò in uno stato di amicizia con lui. Dio riposò dalle opere della sua creazione e riposò dove? Riposò nel cuore dell'uomo. L'uomo si svegliò, si toccò il cuore e vi trovò Dio nel proprio cuore. E Dio mette fuori ogni solitudine, perché Dio è amore, Dio è comunione. Ma quando l'uomo perde con il peccato il contatto con Dio, ecco, entra nel cuore dell'uomo la solitudine. L'uomo non è nato per restare solo.
Dio gli crea la compagna. Quando Adamo si sveglia, lui che aveva cercato un essere simile a sé, quando si sveglia e trova Eva, grida tra gioia, abbracciandola: ecco, carne della mia carne, osso del mio osso. Ed è felice. È felice di dentro e felice di fuori, ha Dio nel cuore e attorno a sé trova una creatura simile a sé. È felice perché è in comunione. Ma quando l'uomo commette il peccato, ecco la solitudine. Dio lascia l'uomo. L'uomo si trova senza Dio. L'uomo incomincia ad altercare col proprio prossimo. Il primo alterco viene tra Adamo ed Eva. Si accusano a vicenda, si separano, sentono vergogna l'uno dall'altro, si nascondono l'uno dall'altro, fuggono Adamo da Eva, Eva da Adamo. Ma la prima grande fuga, la ricerca della solitudine, esplode in Caino. Caino che uccide Abele. I primi due fratelli si odiano. Quando Caino uccide Abele, e allora sente nel cuore il rimorso che lo sconquassa, perché il peccato ci toglie Dio, ma sconquassa l'uomo nella sua dimensione psicologica, sconquassa l'uomo. Già Adamo aveva sperimentato questo, aveva perduto Dio, aveva perduto la sua compagna, aveva perduto il suo contatto con il mondo, con il cosmo. Gli animali si ribellano all'uomo, fuggono dall'uomo, mentre prima l'uomo li dominava, perché c'è questa divisione anche dal cosmo, nella dimensione cosmica, proprio del peccato. Qui a Caino fugge. Ecco, io sarò un ramingo e fuggiasco sulla terra, e vuole il segno di Dio sulla fronte, e va a fuggiasco, fugge dal consorzio degli uomini, teme che qualcuno lo possa incontrare, già gli uomini cominciano a moltiplicarsi. Qualcuno mi ucciderà, ha la paura addosso, cammina, fuggiasco, ramingo nella solitudine. È il segno dell'uomo peccatore, dell'uomo che porta il peccato, dell'uomo che è stato divorato dall'odio, che fugge dalla solitudine, l'uomo diventa solo. E così col progredire della società, perché l'uomo, Dio aveva detto, crescete, moltiplicatevi, l'uomo si moltiplica dal luogo alle tribù, ai clan, dopo i clan alle nazioni, dal luogo alle civiltà, dal luogo a tutte le scienze, a tutte le arti, a tutti quei mezzi di sviluppo, però dentro il cuore dell'uomo c'è sempre il filone della solitudine. Gruppi di uomini che si separano, uomini che evadono dalla società e cercano della solitudine a causa del peccato primo o del peccato della società, un proprio rifugio, e l'uomo non lo trova. E in questo mondo sconquassato, in questo mondo di fuggiaschi che cerca pane, profeta Isaia 19, portate pane agli affamati, portate un bicchiere d'acqua agli assetati. In questa società di assetati e di affamati,
In questo mondo sconquassato entra Cristo, l'uomo vero, l'uomo che raduna i dispersi di Israele, i dispersi del mondo, li raduna in sé nel suo corpo, che diventa poi la Chiesa, luogo di comunione. Raduna in sé, ricreando la comunione con Dio e la comunione con gli altri, tutti gli uomini, per cui Cristo è la comunione degli uomini. Soltanto in Cristo l'uomo può trovare elevazione dalla propria solitudine. Però Gesù ha creato la comunione tra di noi a prezzo del suo sangue, a prezzo della sua morte. Egli è dovuto morire per ricreare la comunione sulla terra. Beato chi accetta la sua morte e beato chi entra nel mistero del Golgota. Fratelli e sorelle, entriamo qui nel mistero della morte di Cristo. Guardiamo a questo uomo che porta tutte le solitudini del mondo, all'uomo veramente solo. Egli è abbandonato dagli uomini, tradito da Pietro, da Giuda, lasciato solo dai discepoli, issato solo tra cielo e terra, abbandonato da Dio suo Padre. E l'uomo che ha preso le umane miserie, tutte le solitudini dell'uomo, ed è morto solo sulla croce, ma con la morte egli ha dato vita alla Chiesa. La Chiesa è nata là sulla croce, dal costato di Cristo trafitto. È là che è nata la Chiesa, è nata la comunione, è nata per l'uomo il luogo dove l'uomo può rifugiarsi e dove può trovarsi nuovamente in comunione con il suo Dio e con i suoi fratelli. Fratelli e sorelle, è soltanto Gesù che può essere la via di uscita dalla solitudine dell'uomo. È in Gesù che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo colmano la solitudine dell'uomo e sono il consolatore dell'uomo. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Molte sono le prove dei giusti, ma da tutte li salva il Signore. Egli custodisce tutte le loro ossa e neppure uno sarà spezzato. Il Signore sia con voi. Celebriamo la festa dei martiri. I martiri sono testimoni. Anche noi siamo chiamati ad essere testimoni con la nostra vita e con la nostra parola. Dobbiamo annunciare Cristo. In questo momento chiediamo al Signore la forza della fede per poter essere annunciatori con la vita e con la parola di Cristo Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi fratelli, pregare per me, Signore Dio nostro.
Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato ai santi martiri Giovanni Battista, Giovanni Michi e agli altri suoi compagni la grazia di comunicare alla passione del Cristo, vieni in aiuto dalla nostra debolezza e come essi non esitarono a morire per te, concedi anche a noi di vivere da forti nella confessione del tuo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. Il bambino crebbe e fu svezzato, e Abramo fece un grande banchetto quando Isacco fu svezzato. Ma Sara vide che il figlio di Agar, l'egiziana, quello che essa aveva partorito ad Abramo, scherzava con il figlio Isacco. Disse allora ad Abramo: scaccia questa schiava e suo figlio, perché il figlio di questa schiava non deve essere erede con il mio figlio Isacco. La cosa dispiacque molto ad Abramo per riguardo a suo figlio. Ma Dio disse ad Abramo: non ti dispiaccia questo per il fanciullo e la tua schiava. Ascolta la parola di Sara in quanto ti dice: ascolta la sua voce, perché attraverso Isacco da te prenderà nome una stirpe. Ma io farò diventare una grande nazione anche il figlio della schiava, perché è tua prole. Abramo si alzò di buon mattino, prese il pane e un odre di acqua e gli diede ad Agar, caricandoli sulle sue spalle. Le consegnò il fanciullo e la mandò via. Essa se ne andò e si smarrì per il deserto di Bersabea. Tutta l'acqua dell'odre era venuta a mancare. Allora essa depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: non voglio vedere morire il fanciullo. Quando gli si fu seduta di fronte, egli alzò la voce e pianse. Ma Dio udì la voce del fanciullo e un angelo di Dio chiamò Agar dal cielo e le disse: che hai, Agar? Non temere, perché Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. Alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io ne farò una grande nazione. Dio le aprì gli occhi ed essa vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'otre e fece bere il fanciullo. E Dio fu con il fanciullo, che crebbe e abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. Egli abitò nel deserto di Paran e sua madre gli piese una moglie del paese d'Egitto. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni, essendoci di nuovo molta folla che non aveva da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: sento compassione di questa folla, perché già da 3 giorni mi stanno dietro,
e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle proprie case, verranno meno per via e alcuni di loro vengono da lontano. Gli risposero i discepoli: e come si potrebbe sfamarne di pane qui in un deserto? E domandò loro: quanti pani avete? Gli dissero: 7. Gesù ordinò alla folla di sedersi per terra. Presi allora quei 7 pani, rese grazie, li spezzò e li diede ai discepoli perché li distribuissero, ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Dopo aver pronunciato la benedizione su di esse, disse di distribuire anche quelli. Così essi mangiarono e si saziarono, e portarono via 7 sporte di pezzi avanzati, erano circa 4.000, e li congedò. Salì poi sulla barca con i suoi discepoli e andò dalle parti del Malta. Parola del Signore. Gesù sazia la fame di tanti uomini che lo hanno seguito nel suo cammino. Gesù sazia la nostra fame questa sera, che è la fame della verità. Ci sazia e ci consola nel nostro cammino se noi andiamo dietro di Lui. Egli spezza il pane della verità e si serve degli apostoli per distribuire il pane. Così questa sera si è servito di me, si è servito di Enzo per spezzare il pane della sua parola. E siccome il pane è di Dio, certamente questo pane avrà saziato la vostra fame, ed è quello che noi ci auguriamo. Chiediamo al Signore che questo pane spezzato sia nutrimento per il nostro cammino. È un cammino lungo che dobbiamo fare, però in questo Vangelo c'è il ministero degli apostoli, che io vorrei così presentare a voi. Ecco che il pane è quello di Cristo, quello che esce dalle mani di Cristo. Gli uomini presentano dei pani, i 7 pani, ma quei 7 pani nelle mani di Gesù diventano migliaia di pani, tanto che tutti possono mangiare. Gesù si serve degli apostoli, dei 12 discepoli, per distribuire il pane suo. Nel ministero di consolazione, ecco, noi siamo come quei distributori di pane che il Signore ci dà. Certamente gli apostoli non presero il pane d'altrove, ma lo presero dalle mani di Gesù. Gesù dovette dare un pezzo di pane a ciascuno degli apostoli, oppure mentre spezzava il pane e rimetteva un pezzo nella sporta da consegnare all'apostolo, quelle sporte erano piene. Comunque il pane usciva dalle mani di Gesù. È chiaro che una sporta non poteva contenere tanto pane, ma erano gli apostoli che
andavano da Gesù e prendevano pane, 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 oppure il pane si moltiplicava dalle sporte per l'intervento del Signore. Comunque quel pane, dal pane originale, usciva in quantità. Era Gesù che moltiplicava il pane. Gli apostoli distribuivano il pane di Gesù. E allora ecco l'applicazione, la consolazione che noi diamo è la consolazione di Gesù. Anche che c'è l'elemento umano originale, c'è sempre la mano di Gesù che moltiplica il pane. Gesù trasforma la nostra consolazione, le nostre poche parole le trasforma in pane suo e si serve di noi per distribuire il pane. Coloro che attendono al ministero di consolazione sono come gli apostoli che distribuiscono il pane di Gesù. Ed è quel pane che sazia. Sazia tutta la folla e quel pesce companatico che distribuiscono insieme con il pane e rende saporoso il pane, ma in quel pesce c'è Gesù, l'ictus, cioè in quel pesciolino c'è Gesù, cioè abbiamo il pane della verità, ma c'è anche la presenza di Gesù che viene a rendere più bello, più saporito il pane. Voglio dire che la nostra consolazione deve essere condita, accompagnata bene con la presenza del Signore. E allora che tutta la folla si sazia e possono continuare il cammino di ritorno. Qui la gente va da Gesù affamata e torna sazia. La gente che viene a noi è affamata di pane, affamata di verità, affamata di amore e vuole da noi quel pane di Gesù, quei pesciolini di Gesù, che noi dobbiamo distribuire dopo che egli li ha moltiplicati. Il ministero degli apostoli è congiunto con quello di Gesù. Gesù in pratica accompagna continuamente gli apostoli nella distribuzione del pane e del vino, del pane e dei pesci. Cioè è Gesù in ciascuno degli apostoli, mentre distribuiscono il pane e il vino, che è presente, altrimenti il pane verrebbe meno, i pesciolini verrebbero meno. Noi dobbiamo essere sicuri che quando distribuiamo il pane di Gesù, i pesciolini di Gesù, c'è Gesù con noi. Gli apostoli sono congiunti con Gesù, sono come le mani di Gesù, come i piedi di Gesù che camminano in mezzo alla folla. Così siamo anche noi. Non perdere mai il contatto con Gesù quando esercitiamo il nostro ministero. Chiediamo al Signore che compiamo bene il nostro ministero. Dopo aver pronunziato la benedizione su di esse, disse di distribuire anche quelli, cioè i pesciolini. Mangiarono, si saziarono e portarono via 7 sporte di pezzi avanzati. Sono le testimonianze di quello che ha fatto Gesù. Cioè, queste 7 sporte di pezzi avanzati dimostrano, testimoniano che tutti hanno mangiato
e che il pane che hanno mangiato è quello che nelle sporte dove ci sono gli avanzi. Possiamo raffigurare testimonianze in queste sporte che vengono presentate a tutti come documento tangibile, visibile, che il pane è stato moltiplicato e che tutti si sono saziati. Cosa fa Gesù? Dopo aver compiuto il suo ministero, insieme con i suoi discepoli, parte e va altrove. Non si ferma là Gesù ad avere i complimenti dalla popolazione, ad avere così la gratificazione di quello che ha fatto. Gesù ha operato, i discepoli hanno operato e adesso i discepoli con Gesù spariscono dalla circolazione. Il popolo ritorna alle proprie case con la sazietà del pane di Cristo. Così dobbiamo fare anche noi. La gente deve andare via. Non possiamo deliziarci là dopo aver compiuto il nostro ministero. Noi scompariamo. Dobbiamo andare nelle parti di Dalmanuta, cioè un paese limitrofo, fuori quasi di Israele, in disparte, perché resti nella gente la consolazione, la sazietà di quello che hanno mangiato. Cioè il popolo deve gustare quel pane, deve saziarsi con quel pane, deve gioire di quel pane e deve avere soltanto la visione di quello che è avvenuto. Questo è il nostro ministero. Stare ai piedi di Gesù, prendere il pane dalle mani di Gesù, distribuire quel pane di Gesù a tutti e poi insieme con Gesù scomparire. Chi esercita il ministero di consolazione, il ministero di guarigione, deve avere davanti questa scena per compiere bene questo ministero. Alleluia. Veramente io avevo pensato di tratteggiare la consolazione che Dio dà ad Agar quando Ismaele viene cacciato, però una volta che è venuto nel Vangelo questo episodio, allora seduta stante ho creduto bene di dire una parola che si confà così meglio al nostro ministero. Ma riprenderemo questo episodio di Agar in altro tempo perché è molto importante. Qui la scrittura che va letta su due livelli, un livello umano e un livello divino, e che dobbiamo avere sempre davanti ai nostri occhi, perché nelle vicende umane si inserisce una vicenda divina. Sotto il profilo umano, il modo di agire di Abramo, di Sara, anche di Agar è censurabile, ma sul piano divino Abramo esegue, così si inserisce in un piano del Signore. Anche Sara, la più censurabile, si inserisce in un piano del Signore, tanto che il Signore dice ad Abramo che è sconcertato del modo di agire di Sara, fa quello che Sara ti dice. Tante volte gli eventi umani possono sconcertare, ma nel contesto umano si inserisce invisibilmente ma efficacemente l'opera di Dio, il mistero di Dio. Così Ismaele, che è il ragazzo,
che sta al centro dell'attenzione, questo tiratore d'arco viene salvato, Agar viene consolata. Abramo è contento e anche Sara è contenta. Ecco, Dio entra nelle vicende umane e in queste vicende umane opera meraviglia. Ma riprenderemo l'episodio in altro momento. Amen. Tuo Signore hai dato la manna nel deserto ai nostri padri, ma hai dato a noi un pane più bello disceso dal cielo, un pane più nutritivo che la manna. Hai dato la realtà, il pane che è tuo figlio Gesù, che viene da te, generato da te, che ci dà la tua vita. Ti ringraziamo, Signore. Ti chiediamo che questo pane ci nutra quando questo pane diventa parola dentro di noi e ci nutre quando diventa cibo per noi. Signore, ogni altro pane non ci può nutrire, soltanto il tuo pane che viene dal cielo può nutrire una vita che viene dal cielo. Il Signore ci dà ancora un'altra parola. Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazia. Ecco, il Signore vuole che noi rendiamo grazia. E poi conclude: il saluto sia su di voi, il mio saluto, e ricordatevi di me, la grazia sia con voi. Ecco, fratelli, perseveriamo nella preghiera, vegliamo nella preghiera e diamoci sempre il saluto santo, il saluto della carità, il saluto che ci fa riconoscere fratelli tra di noi, figli dell'unico Padre. Ecco, fratelli e sorelle, siamo entrati nel ministero della consolazione. Abbiamo bisogno di essere consolati. Consolati dal Signore per poter consolare gli altri. Chiediamo al Signore il dono della consolazione, che è il dono dello Spirito. Chiediamo però di gustare la consolazione di Dio, perché finché non gustiamo il pane della consolazione divina, non potremo dare questo pane agli altri. Saziamoci del pane di Dio, della consolazione di Dio, e siamo consolatori dei nostri fratelli. Guardate, nel mondo c'è tanta desolazione, c'è tanta amarezza, nel mondo c'è tanta solitudine, tanta sofferenza, tanta tribolazione. Il Signore vuole che consoliamo il suo popolo. Egli grida: consolate, consolate il mio popolo. È Lui che consola, ma dobbiamo noi consolare il popolo di Dio. Siamo qui in un ministero di consolazione. Si moltiplicano in mezzo a noi i consolatori. Siamo così poveri, così meschini, così stanchi, così affranti, così delusi, così malmenati, ma consoliamoci a vicenda con la consolazione di Dio. Aiutiamoci, diciamoci parole belle, parole sante, perché ognuno di noi possa trovare nel fratello il pane moltiplicato da Dio.
quei poverette che avevano seguito il Signore per 3 giorni, trovarono poi negli apostoli coloro che porgevano il pane. Anche noi in questi 3 giorni gustiamo il pane che ci diamo a vicenda, e il pane del Signore.